I saw you walking through the park, a bottle of gin and your beloved guitar. Your voice always gets to everyone's heart, but now it's faint. Mario Cecchetti, direttore del coro di Voci Bianche, Voci Giovanili, Ottava Aurea. Allora, il concerto di oggi prende spunto da un brano e da un progetto. Quale è? Sì, il brano da cui prende spunto questo concerto è Pardon, je n'ai pas bien compris, è un brano scritto da un autore della Svizzera italiana, Ivo Antonini, che ha trattato particolarmente in una trilogia di composta appunto, una composizione fatta di tre brani, problematiche relative alla nostra società, la contraddizione degli adulti fra ciò che predicano e come si comportano, il problema ambientale, l'uomo che sfrutta in maniera stupida la natura, il problema del razzismo. Sono tre temi che vengono trattati, messi in musica su alcuni testi scritti su testi di José Nas, appunto testi che portano i giovani alla riflessione. Non c'è niente di meglio della musica, del canto, per riflettere su delle questioni di una rilevanza notevole per tutta la nostra società. I giovani sono il nostro futuro e di conseguenza è bene che crescano con le idee chiare su cosa è giusto e che cosa non è giusto. Quindi sostanzialmente la musica come strumento di riflessione per i più grandi ma anche per i più giovani, no? E quindi c'è quel passaggio in cui appunto si dice il professore di geografia ci ha detto che la terra... Che la terra può dar da mangiare a tutta l'umanità. Poi questa sera davanti al supermercato ho visto un vecchio che diceva ho fame chiedendo l'elemosina e ho detto amico mio ma scusate non ho ben capito. Esatto, scusate non ho ben capito e è con questo messaggio che noi ci lasciamo, con un messaggio di speranza e di comprensione, giusto maestro? Sì, è un messaggio di speranza e di comprensione, esattamente questo, perché sapere con cognizione quali sono i problemi che ci stanno in questo momento assediando è forse la politica migliore per poterne venire fuori. In questo devo ringraziare le tue fondazioni, la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, che ci sta assistendo da diversi anni ormai, dandoci la possibilità di creare questa bella realtà dei nostri cori giovanile e di Voci Bianche, e ringraziare la Fondazione Perugia Musica Classica che questa sera ci ospita con questo concerto. You hope someone will close your eyes and rescue you from the dark. Know if you'll come out of it, but boy, I'll be there for you.